Operazione a lungo fallita. L'Hellas Verona, nel turno infrasettimanale di ieri, valido per l'undicesima giornata del campionato di Serie B, non va oltre il pari contro il Pisa e mantiene a 5 lunghezze la distanza dalle inseguitrici, un terzetto costituito da Cittadella, Entella e Carpi. Solito 4-3-3 per Pecchia, con due novità rispetto alle ultime uscite, Fares in avanti e Fossati in cabina di regia. E sono proprio i gialloblu a fare la partita con il Pisa di Gattuso, che però non corre rischi e si mantiene ordinato in fase difensiva. Al 34esimo del primo tempo Siligardi mette in mezzo per Pazzini, che come sempre riesce a creare qualcosa. Stop di petto e bomba in porta, e a salvare Uicani ci pensa la traversa. Passano solo due minuti e il Pisa pareggia al computo dei Legni. Punizione di Mannini e Lisuzzo già pronto ad esultare, ma anche in questo caso è traversa. A conti fatti sono le migliori occasioni del match e nel secondo tempo i toni calano vistosamente per uno 0-0 finale che tutto sommato va bene ad entrambe. Si butta via invece il Vicenza, che a Rigamonti di Brescia accarezza la grande impresa fino ad una manciata di minuti dal termine, quando le rondinelle di Brocchi ribaltano il risultato con un 1-2 da paura e si portano a casa i tre punti. A passare in vantaggio sono proprio i biancorossi di Bisoli, con Puccino che approfitta di una punizione di Bellomo e incassa alle spalle di Minelli. Il Brescia non convince e fatica ad organizzare la manovra offensiva, con Benussi che non corre rischi ed è chiamato ad interventi facili facili. A rientro dagli spogliatoi però i Lombardi hanno un piglio decisamente diverso e per l'estremo difensore ospite arriva il momento delle parate salva risultato. Quando però sembra ormai fatta, prima Vassallo, entrato da poco, pareggia i conti e subito dopo Giampiero Pinzi firma il sorpasso con un gol da Cineteca che rispedisce il Vicenza nelle zone calde della classifica.